Bentornati in questo nuovo tutorial e parliamo di eliminare oggetti dalle nostre immagini. Molte volte ci troviamo delle immagini dove dobbiamo intervenire per rimuovere oggetti, fili, persone e qualunque oggetto che disturba. In questo caso, come in questo caso dove ci troviamo dei fili elettrici, vedete, nel cielo. Le tecniche sono tante, ne abbiamo viste parecchie volte in vari tutorial e possiamo intervenire con più strumenti. Adesso vediamo alcuni di questi strumenti. Cominciamo col timbro clone. Allora, andiamo a prendere il nostro strumento timbrocone, oppure possiamo premere il tasto maiuscolo ES, vedete, che è il tasto di scelta rapida per attivare lo strumento clone. Ricordatevi sempre di creare un livello vuoto, vedete, e poi qui nelle impostazioni però del timbrocone dobbiamo scegliere come campione non livello attuale, ma vedete attuale e sotto, in modo di lavorare anche sul livello della nostra immagine. Poi dobbiamo utilizzare un pennello leggermente più grande della parte qui da clonare, poi premiamo il tasto Alt, vedete, per prelevare la zona da clonare, quindi ci posizioniamo appena appena sopra qui sul cielo, premiamo il tasto Alt, tasto destro del mouse, e poi ci posizioniamo sopra al nostro filo in questo caso. E vedete, viene già visualizzata la parte da clonare. Quindi premiamo il tasto sinistro del mouse, vedete, e passiamo sopra il nostro filo. Vedete questa parte qui, dopo la sistemiamo, vedete? Ecco qua. Andiamo fino quassù. Ecco qua. Adesso qui passiamo manualmente. Ecco fatto. Vedete, non è facile seguire molte volte, in questo caso, il filo con il mouse. Ora guardate cosa possiamo fare. Vediamo da quest'altra parte qui. Allora, possiamo cliccare qui. Innanzitutto premo ancora Alt per prelevare la parte da clonare, vedete, adesso questa qua sotto, poi premiamo il tasto sinistro del mouse qui all'inizio del filo, poi andiamo alla fine del nostro filo, premiamo il tasto maiuscolo e riclicchiamo ancora il mouse. Vedete, in un sol colpo abbiamo eliminato, adesso qui interveniamo manualmente, il nostro filo. Ora guardate, vedete, qui abbiamo creato il nostro livello dove abbiamo operato. Guardate, se togliamo la parte sopra, questa è la parte che abbiamo clonato. Se qualcosa dovesse andare storto, abbiamo sempre il nostro livello di base integro. Ora però ci avviciniamo, vedete, andiamo a vedere bene e notate che in alcune zone qui si nota un cambio di tonalità e colore che si vede bene, cioè non abbiamo ottenuto un passaggio morbido e naturale, vedete, anche da quest'altra parte qua. E questo perché il colore che abbiamo prelevato da clonare non è uniforme e ci sono varie tonalità, quindi possiamo provare con un altro strumento a vedere se riusciamo a ottenere un passaggio più morbido. E scegliamo, vedete, pennello, questa volta pennello correttivo al volo, oppure il tasto di scelta rapida maiuscolo e J. Adesso qui dobbiamo naturalmente disattivare la visualizzazione del nostro livello, poi non possiamo questa volta, vedete, con questo strumento perché non abbiamo la possibilità di lavorare nel livello sottostante, dobbiamo duplicare questa immagine, quindi Ctrl J, la duplichiamo, così ne teniamo sempre una di riserva e vediamo come lavora il pennello correttivo al volo, che è uno strumento che consente di eliminare in questo caso il filo passandoci sopra, in quanto vengono prelevati i pixel vicini e viene calcolata la sovrapposizione. Quindi allora adesso prendiamo sempre un pennello che sia leggermente più grande, vedete, del nostro filo, poi clicchiamo, possiamo usare la tecnica vista prima, clicchiamo, poi premiamo il tasto, andiamo qui alla fine, premiamo il tasto maiuscolo, riclicchiamo tenendo sempre premuto il tasto maiuscolo, vedete, ecco qua che abbiamo risolto il nostro problema. Adesso qui abbiamo la parte iniziale e la parte finale, passiamo sopra. Proviamo anche da questa parte, quindi clicchiamo, adesso mi posiziono bene, poi vedete tasto maiuscolo e riclicco anche da quest'altra parte. Qui c'è rimasta questa e questa. Adesso ci avviciniamo, andiamo a vedere e guardate, vedete abbiamo ottenuto un passaggio direi perfetto. Guardate, andiamo a vedere anche da questa parte, vedete, il passaggio diciamo è molto morbido, in quanto Photoshop ha prelevato, come ho detto prima, i pixel vicini e è calcolata la sovrapposizione. Ora vediamo invece un'altra tecnica perché abbiamo usato per un filo dritto, vedete la scelta di premere il tasto maiuscolo, poi ci posizioniamo alla fine e in un unico colpo eliminiamo il nostro filo. Ma non sempre è così, adesso in questo caso guardate, ho incurvato io di proposito il nostro filo. Vediamo invece come effettuare questa modifica, adesso mi sposto,
Su questo filo vedete che non è più dritto ma curvo. Adesso seleziono il livello dove dobbiamo lavorare e poi guardate, allora andiamo a prendere questa volta lo strumento penna. Poi selezioniamo qui il nostro filo, quindi partiamo qui dall'inizio. Vedete, clicco, poi riclicco, faccio la curva e poi qui alla fine ho praticamente creato la selezione, il tracciato sul nostro filo. Adesso andiamo a prendere i nostri tracciati, vedete qui la palette dei nostri tracciati, anzi la posizioniamo qui. Possiamo anche cliccare due volte qui sul nostro tracciato, vedete, e possiamo anche salvare. In questo caso lascio tracciato 1. Ora andiamo a prendere il nostro strumento, pennello correttivo al volo. E controlliamo di avere, vedete qui, attivato riempi in base al contenuto e poi ricordiamoci di avere un pennello dato leggermente più grande. Andiamo poi nelle impostazioni qui dei tracciati, qui vedete, tasto sinistro del mouse e scegliamo traccia tracciato. Poi qui adesso ho impostato come matita, almeno per me è così, invece di pennello eccetera, dobbiamo andare a scegliere pennello correttivo al volo e poi premiamo ok. E guardate, adesso clicchiamo qui nella finestra dei tracciati, eliminiamo il nostro tracciato e guardate che abbiamo ottenuto la stessa cosa con lo strumento penna. Quindi ricordatevi che quando avete una riga dritta da eliminare potete usare la tecnica del tasto maiuscolo, mentre in altri casi vedete potete usare lo strumento penna. Altro strumento eccezionale, ma questo l'abbiamo già visto in un altro tutorial, vedete, è lo strumento riempi in base al contenuto. Selezioniamo la parte da riempire, ad esempio questa qua sotto, vedete, la selezioniamo, in questo caso basta una selezione rettangolare, poi andiamo in modifica, riempi e scegliamo riempi in base al contenuto. Vedete, ecco qua. Abbiamo anche qui risolto il nostro problema, ma questo è un discorso a parte che volesse conoscere bene questo tipo di strumento può andare a vedere il mio tutorial che ho già creato sullo strumento riempi in base al contenuto. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.